Bentrovati con l'oroscopo di Barbanera, l'almanacco italiano dal 1762, martedì 13 maggio. Ariete, di fronte a qualsiasi tipo di problema, meglio assumere una posizione precisa, basata su un ragionamento limpido e su una linea morale ben definita. Se lavorate a contatto con il pubblico, dovrete tenere a mente che il cliente ha sempre ragione. Toro, se le cose oggi non vanno nella direzione che avevate immaginato, è inutile forzare la mano, meglio rimandare questioni delicate. Qualcuno tenderà a drammatizzare le situazioni o a ingigantire i problemi, non ascoltatelo. Gemelli, una nuova e simpatica amicizia aprirà i vostri orizzonti, offrendovi l'occasione di occuparvi di un progetto che vi intrigherà moltissimo. In questo periodo siete dotati dalla rara abilità di rendere speciali anche le situazioni più banali. Cancro, la luna cambia segno e la scena è tutto per voi e con il sostegno di Nettuno oggi la vostra creatività potrà realizzare l'impossibile. La ritrovata serenità interiore trasparirà anche nei rapporti familiari, in particolar modo con i figli. Leone, la luna nello scorpione influisce negativamente sul vostro umore e apre la strada a contrasti e incomprensioni in famiglia. Tenete a bada la vostra insofferenza alle regole e fate in modo che oggi a parlare sia il buon senso. Vergine, di passaggio nello scorpione, la luna amplifica l'intuito e aggiunge un po' di fantasia alle vostre ben note qualità tenacia, serietà e senso critico. Fidatevi del vostro senso critico e non lasciatevi condizionare dalle mode o dalle scelte degli altri. Bilancia, per difendere i vostri spazi non esiterete a mettere in gioco anche di alcune sicurezze, guadagnando in cambio autonomia di pensiero e di azione. Agendo con una determinazione che a dire il vero è piuttosto insolita per voi, colpirete di contropiede. Scorpione, vi svegliate in compagnia di una piacevole luna nel segno, arrivata giusto in tempo per garantirvi una giornata da sogno. Un breve viaggio si prospetta romantico e gioioso, profumi e paesaggi nuovi riaccendono il desiderio. Sagittario, iniziate la giornata a rallentatore, ma vi basta una doccia e una buona colazione per riprendere il via. Come sempre, muovendovi recuperate vitalità. Ad un meeting di lavoro vi tornerà utile ricordare che anche l'immagine vuole la sua parte. Capricorno, giornata serena, la luna fa il tifo per voi. Non fatevi cogliere impreparati di fronte ad un'opportunità, prestate ascolto alle intuizioni. La serata sarà lietata da buone notizie e dalla visita di un amico che non vedevate da tempo. Acquario, nessun problema insormontabile, ma rischiate di ingigantire ogni piccola questione e far emergere i lati più spigolosi del vostro carattere. Nei rapporti con un superiore cercate di sdrammatizzare certi atteggiamenti di ostilità e di ripicca. Pesci, sotto il torchio per tutta la mattinata, puntate a liberarvi di ogni incombenza per godervi un pomeriggio romantico firmato dal trigono Luna-Nettuno. Viaggio nell'immaginario condiviso con chi amate di più. I voli pindarici uniscono le anime.